comuni mortali, tante cose che sono che stanno cambiando anche per i nostri anziani che dovranno cambiare anche il loro modo di fare, no? Di quello che è la loro quotidianità. Erano abituati a fare le code in posta per raccontarsi che cosa era successo nel corso del mese, facevano la loro bella coda, prendevano la loro bella pensioncina in contanti e col gruzzoletto, rischiando anche magari di essere assaliti tutte le volte, portavano a casa il gruzzoletto, lo imboscavano nel solito posto, che era un vaso, che era sotto al letto, ovunque, e poi durante il mese pian pianino come le formichine le tiravano fuori. Cambia anche per loro, insomma, il signor Monti vuole chiarezza, vuole trasparenza negli acquisti. E, a questo punto, Cavallini, che cosa ne pensa? Di nuovo buongiorno a lei. Certo che noi ci siamo visti più di un mese fa, è cambiato quasi il mondo in un mese davvero e mezzo. È cambiato però in senso positivo, a mio giudizio. Il mio giudizio di sintesi è sicuramente positivo. Adesso mi spiego. Con riferimento all'argomento che lei ha affrontato, che è un argomento considerato da alcuni spinoso, da altri logico, da altro normale, io dico solo che è utile. Dico che è utile perché? Perché è vero quello che dice lei, che i nostri anziani devono cambiare le abitudini, però è altrettanto vero che questo provvedimento sostanzialmente migliora tre aspetti della nostra vita, sul piano sociale, sul piano economico, sul piano dell'ammodernamento dell'Italia nei confronti dell'Europa. Vado molto in sintesi perché non voglio dilungarmi su questo argomento, ne abbiamo tante da affrontare. Sul piano sociale io considero solo una cosa: oggi il conto corrente è considerato un qualcosa a cui non tutti possono accedere, un qualcosa di difficile, un qualcosa di costoso soprattutto. Adesso, da ora in avanti, tutti potranno avere un conto corrente, il cosiddetto conto corrente base che il governo ha previsto, a costi quasi nulli, noi speriamo nulli per tutti. La Banca Provincia di Macerata ormai da un anno non fa pagare alcuna spesa a coloro che accreditano stipendi e pensioni. Sul piano economico è stato stimato che una riduzione dell'utilizzo del contante in Italia porta a un risparmio di PIL valutabile intorno al 0,5 percentuale, e quindi anche questo è un bel contributo al risanamento italiano. Sul piano dell'ammodernamento cito solo un dato: in Italia le transazioni che vengono concluse con mezzi diversi dal contante sono in media 66 per ciascuno. In Europa, secondo uno studio che è stato fatto dall'Unione Europea, si attesta questo dato a 176, quindi dobbiamo sicuramente migliorare. In più c'è quello a cui accennava lei, e cioè la maggiore sicurezza di poter tranquillamente andare per strada senza avere soldi o stare in casa senza avere il timore che qualcuno bussi con la tuta di un operaio qualsiasi per poter sottrarre il denaro che era nel vaso. Chiaro, certo. Scusa Franco. Sì, certo, prego. Franco, volevo a questo proposito, riallacciandomi un attimo per introdurre un argomento che mi pare molto interessante, molto di attualità, riallacciandomi a quello che ha detto il direttore generale poc'anzi, a questo conto, il nocciolo duro dell'intervento della legge Monti sul contante riguarda anche tutta la procedura, la prassi, direttore, che dovrà essere, che viene già attivata per gestire il contante al di sopra dei 1.000 euro. Quindi io proporrei questo argomento, direttore, avendo sentito, girando, avendo i miei amici anche anziani come me peraltro preoccupati di conoscere bene le regole di questa limitazione del contante sopra da 1.000 euro in su, mi permetto di proporle questo argomento insieme al dottor Chiantaroli, che poi magari affronterà quello più dei costi e del marketing relativo. Ma io farei un accenno molto molto veloce per rispondere a questa curiosità, poi vediamo se è di interesse approfondire la questione.
Sostanzialmente ci sono degli equivoci da evitare. Si dice che non si possano prelevare o versare importi superiori ai 1.000 euro quando si va nelle banche. In realtà questo non è vero. Ciò che il governo ha vietato è che le transazioni fra privati, gli scambi fra privati, il regolamento di obbligazioni fra privati non superi i 1.000 euro. Però se io sul mio conto, se io ho della disponibilità sul mio conto, vado in banca e prelevo più di 1.000 euro, lo posso legittimamente fare. Mi sentirò chiedere dal cassiere qual è la motivazione per la quale voglio prelevare questo denaro. Faccio un esempio farmi capire. Se io dichiaro che con questi 1.500 euro voglio pagare un imbianchino, è evidente che il cassiere è tenuto a segnalare il fatto al Ministero delle Finanze, perché si presuppone che io stia violando la legge che prevede che non si possano fare pagamenti in contanti per più di 1.000 euro. Ma se io dico che prelevo 1.500 euro per i miei fabbisogni personali e quotidiani, nessuno avrà nulla da ridire. Allo stesso modo vale per il versamento, anche se lì è un po' più delicato. Per cui, insomma, questo contante non ci dovrebbe far sentire sotto controllo a 24 ore su 24. Saremo comunque autonomi, indipendenti, non dovremo render conto a nessuno della nostra vita privata. Questo è quello che ci sta dicendo il direttore generale. È così? Ce lo conferma? Esattamente così. Ci sono delle regole poste a presidio, come dicevamo prima, del contrasto ad attività illecite, ma allo stesso tempo aiutano a modernizzare l'Italia, ma allo stesso tempo ancora non invadono più di tanto la vita di ciascuno di noi. Chientaroli, che cosa farà la banca per evitare, visto che la mamma dei furbi è sempre incinta, lo diciamo così apertamente, e come è successo per l'euro, le fregature sono sempre dietro l'angolo, come cercheremo di spiegare alla signora Maria, al signor Mario, che non hanno mai utilizzato le carte elettroniche, i bancomat, le carte di credito e quant'altro, di non fidarsi e comunque come si farà ad utilizzare appunto questi pagamenti elettronici? Beh, sicuramente è inutile negarlo, questa, definiamo la riforma, insomma, se vogliamo così definirla, qualche disagio ai nostri anziani lo crea, soprattutto parlando del nostro territorio, in un territorio dove la cultura contadina ha fatto sì che il denaro fisico, diciamo così, le banconote sono sempre state molto amate, molto apprezzate, no? Come diceva giustamente lei, anche io a suo tempo feci una gran fatica con mia nonna a convincerla ad evitare di andare tutti i mesi a prendere la pensione alle poste, perché ero preoccupato dalla ondata di furti e di episodi non belli, insomma, che c'erano dietro a questa attività. Sicuramente qualche disagio c'è, però da un lato io direi di non sottovalutare i nostri vecchietti, che hanno dimostrato in molte occasioni di essere molto più bravi e di avere molte più risorse di quanto noi pensiamo. Sicuramente una rete familiare importante, le banche possono svolgere un servizio in questo momento credo piuttosto utile. So che l'ABI sta facendo in giro per l'Italia una serie di convegni e di attività, diciamo così, come si chiamano in questo momento, di educational. Noi dal nostro canto stiamo cercando di fare la nostra parte contattando le più importanti associazioni che in qualche modo, diciamo, hanno rapporti con la più importante rete di anziani, e non è il momento qui per citarle, perché poi stiamo lavorando su queste cose, però diciamo che stiamo attivando tutta una serie di attività sia di educazione, definiamola così, che anche di convenzioni agevolate per far sì che queste attività vengano svolte senza costi particolari. Credo che questa sia un'iniziativa, almeno per quello che possiamo vedere da parte di queste associazioni che ci ritornano, una grande, diciamo così, una grande soddisfazione. Stiamo studiando anche, ma qui posso dire veramente poco perché gli aspetti normativi purtroppo ci legano molto, stiamo studiando anche forme di assistenza a domicilio che possano portare la banca anche a casa di quelle persone che
per problemi fisici o per problemi di età, fanno difficoltà, diciamo così, a svolgere un'attività così, definiamola normale. Però qui mi devo fermare perché stiamo studiando le forme, le modalità, i tempi, eccetera. Questo mi ci sembra un buon servizio. 349 39 18 169, diamo spazio a casa. A proposito di banca della provincia di Macerata, vorrei capire se un modo di aiutare le aziende del territorio è quello di togliere gli affidamenti bancari dalla mattina alla sera, senza che l'azienda avesse problemi di sorta. Parliamo di 400.000 euro. Grazie se potete rispondere. E è un problema generalizzato quello delle banche, che all'inizio dell'anno in qualche modo hanno ridotto, ridimensionato quello degli affidamenti in conto corrente. Perché è successo questo in Italia in generale? E nello specifico adesso non so se questo è un vostro cliente e se l'ha fatto anche la vostra banca della provincia di Macerata. Dunque, guardi, in linea generale il problema è stato molto serio. Noi abbiamo avuto gli ultimi due mesi dell'anno, novembre e dicembre, che hanno si sono caratterizzati per una carenza di liquidità nel mercato di grande rilevanza. Il mercato interbancario è rimasto pressoché bloccato, le banche non si prestavano soldi fra di loro e anche le grandi banche si sono rivolte al mercato di dettaglio, il mercato, il cosiddetto retail, che poi è il mercato dei risparmiatori, al quale normalmente si rivolgevano con aggressività soltanto le piccole banche. Le grandi banche si rivolgevano al mercato retail, ma mai con quell'aggressività che si è vista nell'ultimo bimestre dell'anno scorso. Questo ha determinato da un lato una fortissima concorrenza fra le banche, dall'altro un aumento del costo della raccolta, cioè del costo al quale la banca riusciva ad attirare depositi. Dall'altro ancora, ovviamente, avendo diminuito la liquidità a disposizione delle banche, una sorta di maggiore attenzione alla concessione di affidamenti. In qualche caso, in molti casi, sappiamo anche noi che ci sono state riduzioni di affidamento, se non addirittura revoche di affidamenti già concessi o revoche di delibere già adottate. Questo è quello che è successo in linea generale. È questo il modo di fare banca? Sicuramente no. È un modo che sarà rivisto nel brevissimo? Io ritengo di sì, perché la liquidità sta tornando sul mercato. Quello che il telespettatore ha citato non credo si riferisca alla Banca Provincia di Macerata, perché noi non lo abbiamo fatto. Anzi, noi siamo state una delle pochissime banche che ha continuato a erogare, pur con tutta la prudenza necessaria e con grande attenzione al merito di credito. Se qualche revoca di affidamento è stata fatta, è stata solamente in relazione a una carenza di merito di credito per quanto ci riguarda. In generale qualche fenomeno c'è stato, però voglio rassicurare perché le cose pare stiano andando un po' meglio, si sta allentando la tensione. Certo. Va detto e va ricordato che ovviamente anche le banche hanno avuto un aumento nell'anno scorso, ho letto sul giornale, pari al 12,5% delle sofferenze legate chiaramente a tutto l'andamento economico delle aziende italiane, e per cui di fatto anche le banche, qualcosa in più. Anche qualcosa in più mi dice, per cui anche le banche si sono un po' chiuse a guscio in qualche modo per cercare di tutelarsi. Signor Cavallini, secondo lei è giusto pagare una commissione di 3 euro per un bonifico effettuato dal mio conto corrente, che è un conto zero, su una vostra filiale per un importo di 300 euro, ma sapete quanto è 3 euro e perché cosa, per quale servizio? È una critica che arriva da un vostro correntista, che cosa possiamo rispondere? Credo che queste tariffe, ora non le ricordo tutte a memoria, però credo che queste siano le tariffe che sono previste per i bonifici effettuati direttamente allo sportello. Se il nostro cliente ha un conto zero e quindi ha anche
l'home banking, qualora il bonifico l'avesse fatto da casa avrebbe pagato 75 centesimi o giù di lì. Per cui dovrebbe spostarsi sul servizio online piuttosto che andare allo sportello, dico bene? Guardi, il discorso è questo. Oggi i servizi costano e costano in maniera rilevante. Noi vogliamo caratterizzare la banca per una vicinanza al territorio, per una vicinanza al cliente, per una sostanziale consulenza al cliente. Questo però non significa che la banca non deve fare in modo che i servizi prestati abbiano la remunerazione necessaria perché vengano coperti i costi e perché venga assicurato un utile alla banca, che è sempre un'impresa. Più le transazioni, le operazioni vengono fatte presso le filiali, presso gli sportelli, più il costo delle singole transazioni è maggiore. Quindi perché dico di spostarsi sul web? Perché sono operazioni semplici che da un lato fanno risparmiare il cliente e dall'altro consentono alla banca di avere minori costi e quindi riversare questi minori costi sul servizio alla clientela. Ecco, a proposito dei costi della tenuta dei conti, dice: complimenti alla banca della provincia, ho sentito parlare molto bene di voi, presto vi verrò a trovare, dice Paolo, per la tenuta del conto di mia madre pensionata. Per cui ci conferma che la tenuta dei costi per i pensionati sono al lumicino, cioè sono proprio al minimo sindacale, come no, si dice. No, sono a zero, non c'è alcuna spesa. E i clienti non pagano nemmeno il bollo, con l'unica condizione che richiediamo la canalizzazione della pensione, cioè che la pensione venga accreditata direttamente sul conto. A ricorrere di questa condizione il correntista non ha alcun costo.